Oggi avete detto una conferenza stampa per illustrare i vostri provvedimenti, quello che farete sulla questione dell'uomo, quindi due raccolte firme. Sì, una in pratica sostengono il mantenimento del dipartimento materno infantile presso l'OPA, perché no, assolutamente siamo contrari a questo smantellamento, ma sono due, perché una è rivolta alla regione e una è rivolta invece alla nostra amministrazione, al nostro sindaco che presiede la conferenza dei sindaci. Voi contestate anche quanto fatto dal PD e dagli arancioni ieri in Consiglio Comunale, cercano un po' di salvarsi la faccia dei provvedimenti fatti in passato. Sì, noi abbiamo rifiutato di partecipare al voto proprio per questo, perché non tanto si contesta quello che vorrebbero ottenere presentati, perché siamo perfettamente d'accordo, ma contestiamo appunto l'incongruenza etica, no? Perché quando si è deciso il PAL, il piano attuativo locale, o tanto peggio quando si è fatto il piano sanitario locale, sono state decise queste cose, il piano dalla regione, quindi dal PD, e quando invece il PAL e gli indirizzi sono stati dati dalla conferenza di sindaci, qua era l'amministrazione, era presieduta il sindaco, era Pucci, quindi le ragioni erano all'amministrazione, cioè avevano l'assessore alla sanità Leonardi, che visto che ha partecipato alla presentazione della loro raccolta firma. E ci chiediamo se non sentono questa incoerenza. Noi crediamo che un atto politico, il massimo dell'atto politico nei confronti dei cittadini, sia proprio assumersi di colpo le responsabilità laddove ci sono ed essere coerenti, chiari, trasparenti.